Allora, il carisma mediatico, il carattere travolgente, l'irresistibile spontaneità, uniti alla grande capacità manageriale, hanno contraddistinto il premiato come dirigente sportivo di alto profilo e come personaggio innovativo del calcio italiano. È un imprenditore rivoluzionario e autorevole, ha introdotto una ventata di entusiasmo in Serie A, riuscendo a coniugare i brillanti risultati sportivi della Sampdoria con un'interpretazione disincantata dello sport più amato dagli italiani. Il vincitore è il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Ma che belle scarpe, presidente, sono meravigliose, lei è elegantissimo stasera. Non ce n'è un altro. Dov'è? Questo qua. No, va bene. No, queste l'ho messe perché sono un po' scaramantico, no? Perché vi ringrazio tanto a tutti quanti e ringrazio soprattutto Sinisa perché abbiamo fatto un percorso insieme, un anno meraviglioso grazie al suo grande lavoro, e io penso che sia troppo questo perché ho capito l'importanza di questo premio. E poi che posso dire? Grazie, hanno detto l'arti, se lo dico pure io dico sempre le stesse cose. E allora grazie a Sinisa, e questo premio lo dedichiamo a Rocco. Dio ciao Rocco. Dio ciao. Tutto dedicato a Rocco Ferrero, il premio del suo papà, il dirigente dell'anno, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Grazie a tutti. Adesso faremo, Berlusconi ha fatto Milano 2, io cercherò di fare Sampdoria, sempre sì. Ma lei, ciao Michela. C'è una domanda che Michela le voleva fare. Poi se lo vuole prendere il premio, presidente. No, vabbè. Glielo reggo io, così ti libero le mani. Lo diamo a Rocco. C'è un viste che io stimo tanto, che lo guardo, mi guarda male. Come mai, mister? Mister? Perché mi guarda male? Io sono un suo ammiratore, perché mi guarda male? Allora mi faccia un sorriso, no? La vedo perplessa. Allora, Michela, c'è una domanda che vuoi fare al presidente Ferrero? Qualche acquisto, magari, no? La domanda, visto che ci sono tanti giornalisti. Ciao Rocco, qualche acquisto, presidente? Le ha chiesto Michela Calcagno. Ci sveli qualcosa? Il primo acquisto che vorrei fare è Ausilio, però non va bene. L'Inter sarà d'accordo. Il secondo che mi piacerebbe fare è quell'uomo. Sinisa, non è che sempre tutta roba tua, mi guardi male. Quell'uomo in fondo che è un uomo che mi ha veramente divertito e ho goduto, e quando ho visto una partita Sampdoria-Empoli che fa un grande calcio, voleva pure vincere, era sfacciata ai massimi, quello era troppo. Saluto un grande allenatore come Sarri, e il nome non me lo ricordo, Maurizio. Presidente, me l'hai scelto Zinga però. Io ho scelto la strada più facile. No, ho scelto Zenga perché mi sembra un ottimo profilo. Ancora non ho scelto perché qui il calcio sono tutti colpi di scena, no? Lui sta lavorando, mi ha sorpreso perché aveva tanta voglia di venire in Samp, e poi è un uomo che vuole ritornare. Aspetta che mi spegne mio figlio. Dove andare, papà? Vai, prendilo. È un uomo che vuole ritornare in Italia, è un uomo entusiasta, conosce il calcio, è stato un grande portiere, e voglio dare una possibilità a questo signore e sono sicuro che farà bene. E l'acquisto? Zuma, il difensore. L'acquisto. Un giocatore. Per l'attacco, mi dica un giocatore in attacco. Beh, se mo chiedo a me io mi comprerei tutti. Perciò. Un nome. Non mi fa così, non capisco niente di calcio. Sinisa, qual è il migliore in attacco? Diciamo, oh caca! Va bene? No. Quindi oh caca resta. Posso dire una cosa? La dico. La dica. È il più bravo di tutti? Per lei chi è? Di che cosa è? In attacco?
Ma lei che fa le domande al giornalista? Chiedo, ma non si è mai visto, lei fa le domande lei alla giornalista. A chi la devo fare? No, è Micaela Calcagno che la deve fare a lei. Allora, mi fa la domanda? Chi prende per l'attacco? Ferrero. Gioca, viva, la notizia Massimo, che gioca. Viva Massimo Ferrero, premiato. Veramente, veramente grazie dell'anno. A tutti. Spero di essere all'altezza per i prossimi anni. So che mi state tutti aspettando, ma non avrete il mio scalpo. Grazie a tutti.